Siamo lodati Gesù e Maria. Siamo giunti alla terza domenica d'Avvento, fratelli e sorelle carissimi. Questa è la domenica denominata della gioia, la domenica Gaudete, come si dice in latino, dall'antifona d'ingresso che abbiamo proclamato all'inizio della messa, che dice appunto rallegratevi nel Signore, facendo una sorta di introduzione a quella bellissima esortazione di San Paolo: fratelli, rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto ancora, rallegratevi. Questa domenica è un invito alla gioia. Sapete che quando si parla della gioia si corre sempre il pericolo di fare discorsi un po' retorici. Il senso della liturgia è molto semplice: la gioia vera, come dice uno splendido salmo, la gioia piena viene soltanto dalla comunione con il Signore. Natale è la festa della gioia per antonomasia. Sappiamo che il Natale lo contempliamo nei misteri del Santo Rosario, il terzo mistero della gioia, il terzo mistero gaudioso, è proprio il culmine dei misteri gaudiosi, no? Quindi il numero 3, 3 su 5, proprio il vertice. La gioia è proprio da noi, dalla venuta di Gesù sulla terra, e noi la viviamo tanto quanto accogliamo a noi il Salvatore. Gioisci, figlia di Sion, esulta Israele, sentite le parole, rallegrati con tutto il cuore, figlia di Gerusalemme, perché il Signore ha revocato la tua condanna, ha disperso il tuo nemico. La prima lettura è proprio un grido di gioia. Ancora, il Signore tuo Dio in mezzo a te, un Salvatore potente, esulterà di gioia per te, ti rinnoverà con il suo amore, si rallegrerà per te con grida di gioia, come nei giorni di festa. Ti dico il vocabolario, rallegrarsi, gioire, esultare, rallegrarsi, giorni di festa, ecco. Perché? Perché Dio ci rinnova con il suo amore. Ecco, questa è la grande notizia di questa domenica. Nel Vangelo, che approfondiremo un po' adesso in queste brevi considerazioni, ritroviamo nuovamente la figura di San Giovanni Battista, come già domenica scorsa, che va un po' a particolare. Se ricorderete, domenica scorsa San Giovanni Battista ci dice: attenzione, il Signore viene, ma bisogna prepararvi la via. Facciamo un po' di ripasso, no? Non rifaccio la via di Santa domenica scorsa perché non mi sembra il caso, però vi ricordate, le colline devono essere abbassate, i sentieri tortuosi devono diventare diritti, le valli devono essere colmate, ecco, le strade scoscese devono essere raddrizzate. Qui San Giovanni scende un pochino più in particolare. Dice: vabbè, ho capito, che cosa dobbiamo fare? E propone una serie di opere che sono sempre per noi da intendere in vista della preparazione di un cuore che voglia accogliere Gesù. Che cosa dobbiamo fare? Qui San Giovanni Battista, capite, come tutti i predicatori autentici, come dire, mette un pochino di dita nella piaga, quindi può darsi che qualcuno sia un po' scosso da queste cose, però anche io vorrei essere così. Dobbiamo metterci in ascolto e non avere paura anche di lasciarci un po' provocare dalla parola di Dio. Numero uno: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha, chi ha da mangiare faccia altrettanto. Cosa significa? Condividere i nostri beni con chi sta un po' peggio di noi. Qualche giorno fa, non so se l'avete sentito, Papa Francesco a Santa Marta ha fatto un'omelia molto simpatica anche. Parlava lui della vedova poveretta, non di quella che aveva messo soltanto due spiccioli dentro il tesoro, e parlava appunto dell'importanza dei gesti di condivisione, proprio della carità. Come sapete, che tante cose possono dire sto Papa, ma su questo il Papa non è che chiacchiera, il Papa dà prima l'esempio e poi parla, ecco, cosa che tutti quanti dovremmo sempre fare. Allora dice: ma sta povera vedova, dice, sa padre, qua stiamo in crisi, stiamo senza lavoro, io non ce la faccio manco arrivare alla fine del mese. Dice: come faccio a condividere il bene? E Papa dice: vedi se ti rimane qualche monetina, pure un centesimo, due centesimi, dentro il portamonete, due centesimi, tu puoi due centesimi? Due centesimi, se realmente vuoi due centesimi. Il Signore benedirà quei due centesimi, te li benedice in tante grazie e benedizioni. Papa c'è un altro esempio. Qui generalmente sono colpite un pochino più le signorine che non i signorini, però può essere che pure i signorini. Dice: andiamo a guardare il nostro guardaroba, tornando a casa apriamo l'armadio,
Quanti vestiti ho? Non è un peccato averci vestiti, ma magari c'è qualcuno che non me lo metto mai, che sta appeso ad attaccapanni a prendersi, che se prende questi di letarmi, non è che le donne vanno meglio a prendersi la polvere, che sta a fare attaccato? Prendilo, portalo a Latina, un centro di smistamento, perché può essere quello se lo mette addosso chi sta nudo, d'accordo? Quante paia di scarpe c'hai? Papa ha fatto pure l'esempio, citato qualche monsignore che c'ha un po' troppe di paia di scarpe. Ha detto che c'è un signore che aveva 40 paia di scarpe. Dice, monsignore, danne una ventina, ti ha tenne 20, ma 40 c'è un po' troppe, no? Capite? Allora, noi ci facciamo una risata. Però questo è proprio uno stile, perché lo stile del farsi attenti a chi sta messo male, ecco, del farsi, cioè noi non possiamo risolvere il problema della povertà, la Chiesa non può risolvere il problema della povertà, ma un gesto che uno fa in questo senso, fatto col cuore, ti apre il cuore a ricevere la grazia di Dio. Ecco perché San Giovanni, cioè, come fai tu a stare tranquillo? Cioè, devi venire un po' di sana inquietudine, capito? Cioè, se tu c'è delle cose, anche lo spreco delle cose, no? Allora, io te lo sentirei ripetere tante volte, perché io sono rimasto colpito. Mi l'avrete già sentito dire, perdonatemi se ogni tanto mi ripeto, no? Ma la gente che muore di fame nel mondo, voi sapete che c'è la gente che muore di fame nel mondo? Ma voi sapete che hanno fatto una stima? La FAO, sapete che con gli sprechi, cioè con il cibo che va a finire, allora, con tutte queste cose che facciamo noi, hanno fatto una stima. Ogni anno muore di fame 800 milioni di persone nel mondo. Sono tanti. Tu dici, che devo fare? Devo vendermi casa? Devo... No. Lo sai che devi fare? Non devi buttare niente al secchio. Perché con le cose che noi buttiamo al secchio, guardate che ci hanno fatto degli studi fondati, verrebbero sfamati 3 miliardi e 200 milioni di persone. 4 volte tanto la gente che muore di fame. Capito? Semplicemente se tu la roba anziché buttarla al secchio o la compri oppure la regali, capito? Anziché lasciare che si marcisce la frutta, queste cose qua, 4 volte tanto, però capite? Di chi è la colpa della gente che muore di fame? Voi sapete, la gente è un po' così, no? Quelli che sono un po' allergici alla fede, cominciano a dire, ma se Dio fosse buono, mica farebbe morire fame tutti quanti i bambini. Ma i bambini di fame, i bambini vogliono di fame, è colpa di chi? È colpa del Padre Eterno, è colpa nostra. Se con quello che noi buttiamo al secchio camperebbero 4 volte tanto la gente che muore di fame, scusate, di chi è la colpa dei bambini che muoiono di fame? È colpa mia quando prendo le cose da mangiare e butto nel secchio, capite? Quindi non serve fare grandissime cose, no? Quindi fare, avere questa attenzione, perché certo non è la cosa più importante che uno abbia la panza piena, perdonatemi se sono un po', però con la panza vuota si campa peggio, capite? È brutto campare con la fame, è brutto morire di freddo, capite? È brutto. E se io posso fare qualcosa, una piccola cosa, pure 2 centesimi, col cuore, questo mi apre il cuore, no? Quindi la seconda cosa, la giustizia, i pubblicani, sapete che i pubblicani erano quelli che riscuotevano le tasse, però noi la conosciamo da Tangentopoli, no? Io facevo università quando uscì fuori da Tangentopoli, non siamo tutti scandalizzati delle tangenti, ma queste le facevano già ai tempi di Gesù, perché i pubblicani dovevano riscuotere, non lo so, 2 euro le tasse e facevano 2,20, 20 centesimi in tasca io e 2 li do all'imperatore. Cosa dice San Giovanni Battista ai pubblicani? Non esigete nulla più di quanto vi è stato fissato. L'onestà, di cui oggi si parla tanto, la rettitudine, è una virtù, è anche una virtù umana, a volte, è anche una virtù civica, ma è importante, capite? Perché sicuramente la retta via del Signore non si può incrociare se tu sei un disonesto, se tu estorci, se tu rubi, e il denaro prossimo, non si fa. Ancora, i soldati, gente molto molto terra terra, sapete che i soldati, a quei tempi, avevano le armi, capite? Potevano fare i gradassi, potevano fare dei soprusi sul prossimo. Dice, e noi che dobbiamo fare? Non maltrattate. Non è che siccome c'è la spada e sei il soldato di Roma, ti
puoi permettere di mettere sotto i piedi chiunque. Non estorcete niente a nessuno, contentatevi delle vostre paghe. Quindi capite? La carità, la condivisione, l'onestà e la giustizia. Ecco, come dire, valori, vuoi sapere che cosa devi fare? Beh, vuoi metterti in condizione di ricevere la visita del Signore, di incontrarlo nella tua vita, di accoglierlo? Comincia almeno a curare queste cose piccole, pratiche, essenziali, però importanti, perché se stai fuori di queste, cioè, in altre parole, se la gente muore di fame e tu dici, ma chi se ne importa? Se la gente muore di freddo e tu potresti farci qualcosa e dici, ma chi se ne importa? Capito? Se non ti fai troppi scrupoli, pur di ingrassarti un pochettino la tasca a far qualche trallazzo, qualche sotterfugio, oppure se maltratti, umili, angari il prossimo, magari approfittando di, che ne so, di qualche posizione sociale, che sei il capo, che sei il capo ufficio, che sei il direttore dell'impresa, queste cose qua, tu stai lontano da Dio. Quindi sta tranquillo che tu stai camminando qua e Gesù sta camminando di là, perché queste strade si avvicinano e si incontrino, devi fare questi passetti piccoli di conversione. Quindi certamente il Signore viene, ma il Signore, ripeto, perché possa incrociare le nostre radici, deve essere il nostro cuore una ferma e vera volontà di rientrare nella rettitudine. Questo è come il senso della... Allora, se tu stai in questa ottica, certamente il Signore incrocerà la tua strada e certamente gusterai la gioia di una vita di piena comunione con Lui, e ricordando che questi comportamenti sono sicuramente all'antitesi della gioia cristiana. Quando una persona condivide i propri beni, sì, a mettersi la mano nella tasca si fa sempre un po' di fatica, ma quando poi uno ha dato e soprattutto vede le facce, la gioia, il ringraziamento di chi è stato salvato, poi prova una gioia diversa da quella che si vive, perché è bello che gli altri siano contenti per causa nostra, è bello che gli altri non siano offesi, non soffrano per causa nostra. Ecco, quindi questo processo di interiorizzazione dobbiamo farlo, ecco, per fare un buon Natale. Io ho un consiglio, ho già detto in altre, si possono fare regali di Natale, peccato o non è peccato, ognuno deve parlare con la propria coscienza. Certamente un ottimo pensiero gradito al Signore, specialmente per il Natale, è avere un pensiero anche per chi non si tratta di averci regalini in più, capite? Fare una piccola offerta, fare una beneficenza per Natale, per qualcuno vorrebbe veramente dire fargli Natale. Immaginate quanto possa essere contento il Signore con un gesto del genere e quanto possa essere santificante per chi lo compie fare qualcosa del genere. Ovviamente tutto alla nostra coscienza, però oggi San Giovanni, con una certa verità salutare, ha parlato al nostro cuore. Chiediamo a Maria Santissima che possiamo ascoltare anche queste sollecitazioni, aprire il cuore, accogliere la gioia che il Signore non mancherà di portare a coloro che hanno il cuore aperto ad accoglierla. Sia lodato Gesù e Maria.